Ben ritrovati al consueto appuntamento con Milano Capitale, il magazine di approfondimento sulla nostra città firmato dalla redazione giornalistica di Milano Pavia TV. Tanti come sempre i temi della puntata di oggi. Vi racconteremo una storia molto particolare che arriva dal municipio 8. Da un lato l'attivista gay Harvey Milk, americano, il primo rappresentante della comunità omosessuale ad essere eletto all'interno di un'istituzione. Dall'altra parte tutti e 264 i papi che sono stati eletti nella storia della Chiesa, una sfida quasi impossibile che vi raccontiamo oggi a Milano Capitale. Per la prima volta si festeggia la giornata nazionale dello spazio, una giornata istituita che si celebrerà il 16 di dicembre di ogni anno per ricordare la messa in orbita del primo satellite italiano avvenuta il 15 dicembre del 1964. Noi siamo andati a vedere come vive questa giornata una delle principali istituzioni che si occupa di spazio in Italia, che è il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Mille chilometri lungo la via Francigena, dal Gran San Bernardo in Val d'Aosta fino a Roma. A coprire questa distanza alcune persone con fragilità in una staffetta chiamata Insuperabile, che è stata premiata da Regione Lombardia. Ma noi vogliamo cominciare con il mattone. Pandemia o meno, Milano si conferma capitale della compravendita di immobili ed emergono nuovi scenari che coinvolgono soprattutto i quartieri meno centrali della città. Ci racconta tutto la nostra Giusy Chiricò. La rigenerazione urbana della periferia lombarda rappresenta un motore fondamentale per l'economia regionale e nazionale e per la qualità della vita di milioni di persone. Il rapporto sulle nuove periferie lombarde, realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con Urban UP, gruppo Unipol, presenta anche un'approfondita analisi del mercato immobiliare della Lombardia. Nel 2021 si è confermato come il più dinamico in Italia, con compravendite in crescita del 14,2% a fronte di una media italiana dell'11,1%. Questo rapporto che racconta il mondo delle periferie non solo a Milano ma anche in Lombardia ha anche una grande parte dedicata al mercato immobiliare, e il mercato immobiliare ci dice che tutti i territori lombardi, i territori periferici e in particolare il territorio milanese chiudono il 2021 con un incremento sia dal punto di vista delle compravendite che del fatturato, ma l'elemento più positivo non è tanto questa variazione che è importante su Milano di quasi il 23%, ma il fatto che comunque non solo ci sia stato un rimbalzo rispetto al 2020, ma si sia recuperato tutto quello che si era perso e si sia superato anche il 2019, che già era stato un anno estremamente positivo. Milano rappresenta il principale mercato italiano, oltre a essere il secondo per il settore residenziale a livello nazionale dopo Roma. Abbiamo evidenziato in Lombardia e a Milano in due modi diversi qual è stata la variazione dei prezzi per il residenziale nell'ultimo anno, cioè il 2021 su 2020, a 5 anni e a 10 anni. E se a 10 anni i territori centrali sono vincenti, se guardiamo le variazioni dell'ultimo anno entrano nella classifica tante realtà provinciali, tanti territori semicentrali e dei territori periferici. Di quelle realtà lombarde, e qui comprendo Pavia, Lodi, Cremona, Brescia su tutte perché è la provincia più grande, che avevano molto sofferto negli ultimi 10 anni, anche per sovrabbondanza di offerta. Questo dato analizzato su Milano ci fa vedere come Milano da questo punto di vista sia sempre un anticipatore, tant'è vero che nella dinamica 5 anni questa complessità e eterogeneità di territori è già presente. Yeah.
Piazza 6 Febbraio è un luogo abbastanza anonimo, alti palazzi su tre lati e il traffico di Viale Boezio sul quarto. Al di là delle macchine che sfrecciano si trova il Palazzo delle Scintille, oggi principale centro vaccinale di Milano, e le torri di City Life. Ma la piazza in sé oggi è quasi un non luogo. Le rotaie del tram circondano l'area verde al centro dello slargo, mentre le auto si parcheggiano dove riescono, rendendo poco piacevole la sosta nei giardini. Le cose dovrebbero cambiare grazie a un annunciato progetto di restyling, ma in attesa dei cantieri, il municipio ha voluto cominciare con un'operazione toponomastica dall'altissimo valore simbolico. Siamo in compagnia della presidente del municipio 8, Giulia Pelucchi, e siamo qui per parlare di una storia, possiamo dire, un po' particolare, che riguarda i giardini che ci sono alle nostre spalle. L'intenzione è quella di intitolarli da parte della giunta a il primo rappresentante della comunità gay eletto, mai eletto in un'istituzione pubblica, Harvey Milk, che pagò anche con la vita proprio il suo essere omosessuale. Una proposta che però, diciamo, il Consiglio di Municipio ha incontrato una certa resistenza, per così dire. Chiediamo alla Presidente di raccontarci cosa è successo. Sì, è successo che all'inizio di novembre abbiamo proposto questo ordine del giorno in Consiglio di Municipio per proprio condividerlo e far sì che fosse una votazione collegiale. La proposta poi è stata portata all'ordine del giorno di un successivo Consiglio, come avviene di solito. Abbiamo intuito che nell'opposizione aleggiavano foglie, plichi con tanti emendamenti, però non sapevamo quanti, perché quel Consiglio poi per altre ragioni era stato sospeso. Quindi cautelativamente abbiamo deciso di trasferirlo in giunta, io ero la proponente sia in consiglio, poi essendo, diciamo, presidente anche della giunta ho deciso di portarlo in giunta, l'abbiamo votato, quindi l'abbiamo messo in salvo, e infatti la sorpresa, non troppo sorpresa, è stato che il 9 di dicembre abbiamo fatto il consiglio di municipio e sono saltati fuori 264 emendamenti che chiedevano che al posto del nome di Milk fosse messo, diciamo, intitolato questo giardino a 264 papi, quindi potevamo anche scegliere tra una folta platea, quindi abbiamo ritirato il punto, essendo, diciamo, avendolo già salvato in giunta. Ci siamo spostati su un altro lato della piazza, di Piazza 6 Febbraio, davanti a questa panchina arcobaleno, e siamo in compagnia di Luca Palladini, che è il portavoce dei Sentinelli di Milano, che è probabilmente, possiamo dire, la più importante associazione per i diritti civili e in particolare della comunità LGBT. Ecco, noi ci troviamo davanti a questa panchina che è un altro dei segni che riguardano questa piazza per i diritti. Ti chiedo, visto che sei stato anche uno dei promotori, un parere su questa intitolazione dei giardini. Ecco, con la presidente del municipio 8 abbiamo ragionato su quale figura potesse ben rappresentare proprio un simbolo in termini di battaglia dei diritti civili, e secondo noi ci sono dei personaggi, dei nomi che non sono né italiani, americani, tedeschi, sono universali, perché hanno combattuto per i diritti di tutti. La battaglia di Harvey Milk è stata una battaglia che è andata ben oltre gli Stati Uniti, perché è stato il primo rappresentante della comunità LGBT eletto in un consiglio comunale dopo anni di militanza, di attivismo, anni anche complicati, difficili. E tra l'altro la cosa particolare, ovviamente drammatica, legata alla storia di Harvey Milk, è che è pagato con la vita, è stato ucciso nel municipio di San Francisco insieme al sindaco da una persona che viveva l'omofobia in maniera assolutamente totalitaria, e quindi il valore è estremo, è di grandissimo impatto, e ripetiamo, è una figura talmente universale che tiene dentro anche le battaglie che conduciamo a migliaia di chilometri di distanza, come qui a Milano. Ecco, come giudichi, da appunto portavoce di un'associazione così importante, diciamo, l'operazione del centrodestra di proporre questi 264 emendamenti a nome di tutti i pontefici della storia? Ecco, questa cosa io la trovo davvero fastidiosa, e io mi aspetto io parlo da persona non credente, ma immagino che anche i credenti debbano sentirsi un po' offesi di fronte al fatto che vengono usati simboli o comunque istituzioni, come nel caso dei papi,
messe in contrapposizione da parte di alcuni partiti politici di invece di battaglie legate alla libertà. Ma perché deve andare in contrapposizione un uomo che ha pagato con la vita il suo impegno sui diritti civili con dei papi? Io non ho nulla contro l'intitolare alcune zone, un luogo simbolico della città a un papa, ma perché questo deve andare a contrastare una figura come quella di Harvey Milk? Quindi la cosa davvero insopportabile è l'uso strumentale di una battaglia politica che potrebbe essere condotta con altre armi e con un altro linguaggio. Ecco, abbiamo detto, sei uno, il portavoce di una delle associazioni più importanti per quanto riguarda i diritti civili e in particolare LGBT. Milano è stata spesso definita la capitale d'Italia, forse anche una delle capitali d'Europa per quanto riguarda i diritti della comunità omosessuale. È veramente così? Allora, io partirei dal fatto che nessun posto è l'Eden, nel senso che ogni città, e Milano compresa, conosce purtroppo storie di omofobia importanti. È di qualche giorno fa, la cronaca registra l'ultimo caso di un ragazzo picchiato, quindi non c'è il posto dove ci possiamo sentire al sicuro al 100%. Indubbiamente Milano è una città capace di accogliere, è una città capace di includere, è una città dove il grado di intolleranza è sicuramente molto più basso che non in altri posti. Detto questo, restano dei passi da fare, la strada non è mai arrivata al punto finale. Su Milano c'è un discorso ancora aperto sul registro delle famiglie con figli, è un discorso che è stato sospeso momentaneamente ed è una cosa che deve assolutamente riprendere. Il sindaco Sala in campagna elettorale aveva annunciato la possibilità di fare una delegata a un delegato contro le discriminazioni, al momento la cosa non è andata in porto. Noi auguriamo che questa cosa succeda, quindi insomma passi da fare ce ne sono, ma ovviamente operiamo in un posto dove il clima è respirabile, questo è fuori discussione. Corso di 1000 chilometri lungo la via Francigena, dal Gran San Bernardo fino a Roma, una staffetta di solidarietà portata avanti da atleti diversamente abili, è il progetto dal nome Insuperabile, la staffetta dell'inclusione, un viaggio nel quale gruppi di persone con particolari fragilità si sono passati simbolicamente il testimone, portando avanti un messaggio di inclusione e speranza. E proprio il Consiglio regionale della Lombardia ha voluto premiare le associazioni e gli atleti che quest'estate hanno preso parte all'iniziativa solidale. 1000 chilometri di inclusione, questo bastone li rappresenta perché ha fatto tutto il percorso. Oggi abbiamo voluto dare questa testimonianza, questo ringraziamento a queste persone che hanno dimostrato concretamente come si possono superare gli ostacoli nonostante le difficoltà, con la forza, con la determinazione. Quindi è un messaggio molto bello che abbiamo lanciato oggi dal Pirellone per dare una speranza, una prospettiva, una forza a tutti coloro che hanno piacere di provarci per superare le difficoltà, superare gli ostacoli, le barriere. È stata una grandissima emozione, un grande piacere ospitare qui oggi i protagonisti della staffetta dell'inclusione, l'iniziativa Insuperabile, dove ci hanno raccontato, emozionandoci, quello che è stato il loro percorso, questi 1000 chilometri insieme. E io credo che questo sia davvero una fortissima testimonianza, un grande esempio, perché il messaggio che sempre di più dobbiamo lanciare è quello che insieme dobbiamo abbattere quelle che sono le barriere del pregiudizio, perché non dobbiamo guardare chi è affetto da disabilità con degli occhi diversi. Nell'occasione sono state così premiate diverse associazioni, la SD Rosa Running Team, Se Vuoi Puoi ASD, Pedalabile, Albergo Etico e tante altre, e un premio speciale è stato attribuito alle due persone che hanno percorso l'intera staffetta, Maria Luisa Garatti e Mariella Faustinoni. Insuperabile, la staffetta dell'inclusione, è inoltre un progetto sostenuto da diverse associazioni e promossa da Gabriele Rosa, medico chirurgo e allenatore di livello mondiale nelle discipline dell'atletica. Insuperabile è un progetto che ha tentato con successo di aggregare persone sane
e non sane o persone che avessero disabilità a camminare e condividere la fatica per avere un risultato che fosse di benessere, di soddisfazione psicofisica, e questo è stato fatto su 1000 chilometri sulla Francigena arrivando dal Papa a Roma. Dicembre 1964, l'Italia invia il suo primo satellite nello spazio. Pochi lo sanno, ma il lancio del San Marco 1 ha segnato di fatto l'ingresso del nostro paese nella corsa alle stelle e anche tra i primi. L'Italia, infatti, è stata la quinta nazione a mandare in orbita un proprio satellite, dopo l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e il Canada. E per celebrare il ruolo di primo piano del nostro paese negli anni passati e avvicinare i giovani a quella che è l'ultima frontiera da esplorare e da cui ricavare probabilmente nuove risorse, il governo ha deciso di istituire la Giornata Nazionale dello Spazio, che si celebrerà ogni anno il 16 dicembre. Per la prima edizione di questa iniziativa, noi siamo andati a incontrare chi si occupa di esplorazione spaziale e lo fa ai massimi livelli in Italia e in Europa. Benvenuti al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, nel cuore di Milano. Le attività spaziali sono tra le più importanti che l'umanità oggi è in grado di sviluppare, perché per andare nello spazio è necessario avere delle tecnologie che di norma non esistono. Quindi è un grande stimolo per sviluppare nuove conoscenze, nuove tecnologie. Il senso della giornata di oggi è quello di far conoscere, avvicinare il pubblico generico allo sviluppo di queste tecnologie, far sapere che cosa si sta facendo in questo momento, cosa si è fatto nel passato e quali sono le ricadute tecnologiche che noi fra qualche anno ritroveremo nelle nostre case e derivanti direttamente dai progetti spaziali. Il museo è il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, quindi è, diciamo, il riferimento per quanto riguarda l'Italia su questi temi. Il museo già da parecchi anni collabora con l'Agenzia Spaziale Europea e con l'Agenzia Spaziale Italiana per realizzare eventi, manifestazioni, momenti di incontro con ingegneri, ricercatori, astronauti, aziende che operano nel settore aerospaziale, proprio per avvicinare soprattutto gli studenti, devo dire, a quelle che chiamiamo STEM, cioè alle discipline tecnico-scientifiche, proprio perché sappiamo quanto sia necessario oggi e sarà ancor più necessario in futuro avere persone che lavoreranno in questi ambiti. Abbiamo la grande fortuna, il grande onore di avere nelle nostre collezioni ed è esposto nella nostra sezione permanente il modello di qualifica proprio del San Marco, che è il primo satellite italiano lanciato il 15 dicembre del 1964, quindi l'oggetto, diciamo, l'evento sul quale è basato proprio basata la giornata di oggi. È un modello di qualifica, quindi un satellite assolutamente originale e che racconta anche quanto antica sia la tradizione italiana in ambito aerospaziale. Ecco dunque che la Giornata Nazionale dello Spazio assume l'obiettivo di far conoscere il complesso lavoro di ricerca e sviluppo che è alla base delle attività spaziali e per comprendere l'impatto che esse hanno sulla nostra vita quotidiana grazie alle loro molteplici applicazioni. Ma nulla può essere fatto senza capitale umano. Per questo è di fondamentale importanza lavorare con le scuole per avvicinare i più giovani, ma anche gli insegnanti, a questo settore così affascinante e allo stesso tempo importante per il nostro futuro. Noi rispondiamo sostanzialmente a quello che è un bisogno, il bisogno della scuola di essere più formati e preparati, e mi riferisco soprattutto agli insegnanti, su quello che è il tema spazio, proprio da utilizzare come contesto per l'educazione alle STEM. Lo facciamo lavorando con un programma molto ampio di corsi di formazione che sono partiti nel mese di ottobre e finiranno, per quel che ci riguarda, a dicembre 2022, che si rivolgono a tutti gli insegnanti, dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria di secondo grado, e che ci consentano, insomma, di proporre sia a
approcci educativi innovativi di tipo sperimentale che approfondire dei temi attraverso anche la partecipazione ai nostri corsi di esperti. Oggi abbiamo un lavoro che realizziamo con gli studenti, ospitiamo alcune classi della scuola secondaria di secondo grado che avranno modo di esplorare le nostre esposizioni permanenti, in particolare questa grande mostra che si chiama Fragility and Beauty, che ci racconta un po' come la ricerca e la tecnologia aerospaziale ci consente di monitorare la Terra attraverso i satelliti e quindi di fare tutta una serie di attività appunto di monitoraggio sullo stato di salute del nostro pianeta. Lo facciamo insieme al nostro staff educativo chiaramente e a degli esperti di OHB Italia che appunto dialogheranno con gli studenti sia in termini un po' di orientamento alle carriere scientifiche che proprio di contenuti. Nel pomeriggio abbiamo un'attività, un workshop dedicato agli insegnanti. Nel cuore di Milano il Natale significa anche solidarietà. Grazie a due Christmas Store di Vidas, la storica associazione milanese che da quasi 40 anni offre cure palliative e assistenza ai malati inguaribili, è infatti possibile fare dei regali solidali, il cui ricavato andrà a sostenere la Casa Sollievo Bimbi, l'unico hospice pediatrico in Lombardia inaugurato nel 2019 per bambini e ragazzi che soffrono di malattie gravissime. Il negozio funziona come tutti i negozi. L'unica vera differenza sostanziale è che tutto il ricavato di questi temporary store è a favore di un progetto solidale di Vidas, che quest'anno è il progetto pediatrico di Casa Sollievo Bimbi, perché dal 2019 abbiamo aperto anche una struttura che si occupa purtroppo dell'assistenza pediatrica per i bimbi inguaribili e terminali, e il ricavato totale di queste vendite, di queste donazioni, meglio chiamarle donazioni, a favore proprio dell'assistenza pediatrica. I due negozi, uno in via della Spiga 31 e l'altro in corso Garibaldi 40, sono stati interamente riforniti grazie alla generosità di privati cittadini e grandi brand che hanno donato moltissimi oggetti e prodotti. Negli store è infatti possibile acquistare articoli di design e moda second hand, ma anche merce nuova di noti marchi con sconti dal 30 al 50%, e non manca poi un piccolo assortimento di vini e dolci di Natale prodotti e confezionati per Vidas dalla storica pasticceria Cova. È un dono solidale e noi realizziamo questo progetto oramai dal 2016 ed è possibile grazie all'apporto dei volontari che sono i nostri commessi speciali, a tante famiglie che sono vicine alla nostra associazione, che sono quelle che ci donano ad esempio i servizi di argento piuttosto che porcellane, cristallerie, e tantissime aziende che sono veramente generose e decidono di sostenerci donandoci il prodotto che poi noi riusciamo a mettere in questi temporary store che sono diventati ormai un appuntamento importantissimo per il cittadino milanese. In entrambi gli store è inoltre disponibile fino ad esaurimento scorte la mantella d'autore di colore rosso con il messaggio "Datemi un mantello", realizzata per Vidas dal designer Paolo Battaglia per sensibilizzare sull'importanza di offrire assistenza alle persone con malattie inguaribili. Il milanese è una persona eccezionale, di una generosità estrema, rispondono sempre benissimo a questo tipo di attività, anzi già a luglio e agosto ci chiedono: aprirete quest'anno il vostro temporary perché il mio regalo sarà anche quest'anno un regalo solidale? Quindi devo dire la generosità è infinita, rispondono benissimo, e il nostro progetto di sostenere le equipe pediatriche e l'assistenza pediatrica sta andando molto bene. E
anche per oggi siamo giunti al termine della nostra puntata di Milano Capitale. A me non resta che ringraziarvi per essere stati con noi e ricordarvi che per ogni segnalazione potete inviare un'email all'indirizzo redazionemilano@milanopavia.tv. Per oggi è davvero tutto, ci vediamo la prossima settimana.